Fanpage è l'anteprima di qualcosa di nuovo, il nuovo film di Cristina Comencini. L'abbiamo intervistata insieme al cast, tra cui Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi. Sentite che cosa ci hanno raccontato. Sei bella, sei un fiore, sei rilassata. Ti piace, eh? La cervicale! Io non so chi sia questo, ma questo, non lasciartelo scappare perché ti fa bene. Con te capisco molte cose. Anch'io. Io lo sapevo che prima o poi sarei finita male presso te. Mamma! Mamma! Il sesso non ti fa capire niente, però qualche indicazione la dà. Avevo senso, dai, c'è il freno umano. È filato nel rene. Le cose sensazionali del film è questa coppia strepitosa, la prima volta che recitano insieme, come mai l'ha scelta? Ed è una scelta geniale perché Ma l'ho funzionano scelta perché intanto tutte e due sono attrici con cui volevo sempre lavorare e non avevo ancora lavorato. E poi perché sono molto, ho avuto la sensazione che insieme potevano fare quasi una strana coppia, cioè una coppia di diversi completi, però amiche. Paola Cortellesi è un talento comico, lo sanno tutti, bravissima, preparata e tutto, sa sempre tutto. L'altra invece è folle, si lascia andare, recita quasi col corpo e fa cose improvvisate. Nell'insieme io ho avuto la sensazione che mettendola insieme poteva diventare molto, molto divertente, una coppia molto divertente. Infatti, secondo me è così. Quello di cui Maria ha veramente bisogno è di un uomo definitivo. Definitivo. Responsabile, ma anche divertente, forte, ma anche molto molto dolce. Ma io sono dolce. E la cosa interessante è che sono due personaggi molto diversi fra di loro, però diciamo che in un certo senso la cura, tra virgolette, che trovano alle loro fobie o alle loro paure è proprio frequentare qualcuno che è più giovane in questo caso. Pensa che possa essere qualcosa che si può applicare un po' a tutte le donne? No, io credo che la cosa interessante è proprio la casualità. Cioè il fatto che noi, sia le donne ma anche gli uomini, si fanno un sacco di programmi, di progetti, invece la vita qualche volta gli incontri arrivano così. E il film e anche la commedia voleva mettere in scena proprio questa libertà di incontri che non devono per forza produrre una vita intera, ma che sono delle acquisizioni perché loro si conoscono, lui conosce due donne e capisce il mondo femminile, e loro capiscono il mondo del ragazzo, di questo ragazzo che è stato lasciato dalla ragazza, che è solo, che sta con una madre autoritaria in questa camera pazzesca. E dunque penso che veramente la necessità di raccontarlo era di divertirsi anche nell'incontrare persone che non sono del tuo mondo, che forse nella vita non incontri. Ciao! Beh, una donna bloccata emotivamente, è un blocco di ghiaccio. Toccami come l'altra sera. Non vuoi che invece ti rimetto a posto la stanza? Io quello lo so fare bene. Comunque ci sono molti pregiudizi anche ultimamente no, perché è più socialmente accettato, diciamo, l'idea che anche una donna più matura possa frequentare un ragazzo più giovane, quindi che mentre per gli uomini era già scontato come fattore. Che cosa ne pensa di... Ma io penso che non c'entra molto l'età, cioè credo che questa è una cosa che può accadere, certo, e infatti accade sempre di più. Però non lo so perché, non ho mai pensato che l'interesse fosse perché lui era giovane, ma perché è un mondo che loro scoprono. E forse non conta neanche il fatto dell'età, certo, poi alla lunga può contare nella vita, però credo che è la libertà di incontrare persone che sono diverse da te. Le donne passano la prima parte della loro vita a fare progetti, la seconda a smontarli. Oddio, è la sintesi della mia vita. Il film si basa sull'opera teatrale che aveva Sì. realizzato. Come ha lavorato con Paola Cortellesi? Perché ha curato anche la sceneggiatura e il soggetto, quindi com'è stato questo E duplice la rapporto? sceneggiatura l'abbiamo fatta con Giulia Calenda e Paola. Paola mi ha chiesto se poteva scrivere con noi. Siccome lei scrive anche i suoi spettacoli ed è chiaramente una che scrive le battute, io sono sempre favorevole a far entrare in gruppi di sceneggiature anche persone più giovani e divertente. Lei ne ha il talento perché appunto già per il teatro, per le cose che fa, scrive. Infatti è stato un bellissimo apporto. La ringrazio molto, Grazie, è stato un grazie, piacere. grazie.